Calò Giuseppe, nato a Palermo il 39-31. Bene, pubblico ministero, prego. Signor Calò, lei ha preso parte all'organizzazione dell'omicidio di Carmine Pecorelli? Assolutamente no. Lei ha avuto delle notizie, delle informazioni riguardanti lo svolgimento dell'organizzazione di questo omicidio? Assolutamente no. Non ne ha mai saputo nulla? Nulla. Lei ha fatto parte di Cosa Nostra? Questa domanda me l'aspettavo veramente sul pubblico ministero. E io ogni volta che mi hanno fatto questa domanda alcuni pubblici ministeri, io ho risposto in una maniera. Io ho fatto 3 confronti con Buscetta e tutte le volte, perché il primo accusatore mio è Buscetta, dove mi inserisce in questa organizzazione, nella commissione di Cosa Nostra. Io ho fatto 3 confronti e ho chiesto a tutte le corti di fare accertamenti secondo quello che aveva detto Buscetta. Beh, io non ho avuto mai nessuna istanza fatta dall'avvocato mio per fare certi accertamenti, è stata accolta dalla Corte. E allora io non so cosa posso fare per essere creduto, perché se io le dico no, lei ci crede? Perché lei verrà e mi dirà, la Cassazione ha stabilito, accertato che lei fa parte di questa organizzazione, fa parte della cupola, e finisce il discorso così. Allora io avevo tutta l'intenzione oggi, in questo processo, dire il motivo perché io ora voglio chiedere un confronto con Buscetta, appunto, penso che una volta che Buscetta è quello che mi inserisce in questa organizzazione e nella commissione, lei vuol sapere questo, io le dico questo, quando Buscetta mi ha... Come fa a dire che io faccio parte di questa organizzazione? Lui mi ha detto che io ero stato eletto per essere capo nella famiglia di Portanova, come dice lui. Bene, e allora io ho voluto sapere da Buscetta come si fa per essere eletto per fare il rappresentante di una famiglia. E lui ha spiegato alla Corte che bisogna fare una riunione, fare delle votazioni, tutti i membri della famiglia debbono essere riuniti, fare la votazione con biglietti e così eleggere il capo, sia come capo della famiglia, sia come facendo parte nella commissione. E allora lui aveva fatto un elenco, l'avvocato Galassi era presente in questo confronto, non è che è la prima volta che è presente in questi confronti. Io allora ho voluto sapere chi erano i nominativi di questi che partecipavano a questa riunione. E giusto, erano quasi tutti nominativi che erano stati arrestati e per il processo di Catanzaro. Beh, allora io in quel periodo, tutti questi, lui ha fatto una data, nel 1970 si sono riunite e hanno eletto il capo Pippo Calò. Allora io chiedo alla Corte se di fare accertamenti se quei nominativi che aveva fatto Buscetta erano presenti in quella riunione, oppure erano carcerati, oppure erano a soggiorno obbligato. Così pure quando parla della commissione, perché Buscetta che cosa dice della commissione? Che nel 70 si è fatta la famiglia di Portanuovo, poi nel 73, principi 74, si è composta la commissione. Prima c'è stato un triumvirato e poi si è composta la commissione. I nominativi che lui fa a Buscetta, facendo questi che fanno parte di questa commissione, come nella famiglia di Portanova, erano quasi tutti carcerati, almeno qualcuno era libero. E allora che cosa chiedo io? Di fare accertamente alla Corte. L'avvocato fa un'istanza. Bene, io quante volte ho fatto questa richiesta a tutte le varie corti d'assise? Mai mi è stata accettata di fare questo accertamento, cioè accettata di fare questo accertamento. Perciò cosa vuole che le rispondo di un pubblico ministero? Se questi accertamenti non mi vengono fatti, che cosa io le devo dire? Sì? E se magari potesse dire sì, così mi potrei difendere meglio, ma non lo posso dire perché non è vero. E non si pensi perché tutti gli altri sono venuti a dire che Calò fa parte della commissione, perché guarda, io sono stato condannato in parecchi processi perché faccio parte della commissione, basta questa parola, io non mi posso più difendere.
essendo che io faccio parte della commissione, allora devo decidere, sono facendo parte, allora decido tutti gli omicidi, specialmente quelli eccellenti, e allora io non mi posso più difendere. Sono condannato ogni volta senza poter dire, perché io quando chiedo ma a un accusatore, a un collaboratore, ma dimmi una cosa, tu eri presente quando abbiamo deciso questa uccisione di questo magistrato oppure questo politico, questa... dice no. E che come fai a stabilire che io sono colpevole? Beh, fa parte della commissione, ma così si può condannare all'ergastolo a una persona solo con queste due parole? Senta, quindi, ma allora questa commissione perché esiste? Non lo so, solo per dire sì tutte le cose di sì, allora perché esiste questa commissione? Se è vero che esiste. La risposta alla domanda che l'ho fatto quindi è no, lei non ha fatto parte di Cosa Nostra. Guardi, io non ho dico, lei facci fare questo accertamento. Sì, ecco, lei aggiunto... Guardi, mi scusa di un proprio mestiere, tutto quello che io dirò sono tutte cose documentate, perciò lei eventualmente può informare, può fare accertamento, può chiedere documentazione. Poi così lei chiede gli accertamenti che ha indicato e chiede anche un confronto con Tommaso Buscetta. Magari potesse, perché era da parecchio tempo lei non posso fare un confronto con Buscetta. Vorrebbe fare un confronto anche con tutti gli altri collaboratori. Tutti gli altri collaboratori di giustizia che la indicano come componente della commissione, come capo mandamento di Porta Nuova, e particolarmente con i collaboratori che sono stati sentiti in questo processo. Prima con Buscetta, principalmente. Prima con Buscetta. Prima Buscetta. Lei e poi... ricorda, lei come spiega che non è... che Buscetta e poi gli altri lo indichino come... Appunto dico, io quello mi voglio far spiegare, perché veda... Lo indichino come componente di Cosa Nostra e come capomandamento di Porta Nuova. Se noi stiamo attenti a tutto quello che hanno detto i collaboratori, nessuno sa dare un'indicazione precisa. Quindi lei non sa il motivo per cui lei ha indicato... Certo, ma vuole che io devo spiegare il motivo. Perché, vede, Buscetta, intanto le dico una cosa, Contorno... Non ha mai parlato quando... No, adesso Contorno... le stavo facendo, mi scusi, cerchiamo di restare nel binario di domande e risposte. Io sto chiedendo se ha sa dare delle indicazioni sulle ragioni per le quali questi collaboratori la indicano come componente di Cosa Nostra e come capomandamento e membro della commissione. Ma lei pensa... E, quando... con questa domanda io le chiedo, non so se ha avuto ragioni di... so, di contrasto personale, di rancore, di risentimento con qualcuno. E venga a dire al pubblico ministero che Calò non fa parte della commissione e viene accettato come collaboratore. Quindi lei dice nella sostanza che sono stati determinati a farlo perché... Ma io vorrei vedere un collaboratore, guardi, che lo stesso Brusca a Caltanissetta che ha detto che la strage di Capace è stata decisa di poche persone, beh, non è stato creduto, in altri processi è creduto... E lì non è stato creduto, perché giustamente debbono condannare tutte. E questa è la ragione che lei sta indicando. Sì, signor proprio ministro. Senta, ma lei Tommaso Buscetta l'ha conosciuto? Chi? Tommaso Buscetta. Sì. Ecco, in quali occasioni l'ha conosciuto? Ma guardi, Buscetta ha mentito dal primo giorno. Io adesso le sto chiedendo se l'ha conosciuto. Guardi, lo conosco da Buscetta dal 1954-55 così. Perché? Come? Perché no, io lavoravo in un magazzino di tessuti come commesso allora, ero ragazzo, in via Macqueda lì a Palermo. A distanza di 100 metri il fratello di Buscetta aveva una fabbrica di specchi e Buscetta lavorava come operaio in quella fabbrica. E lì questo negozio dove lavoravo io e la fabbrica di Buscetta c'era 100 metri di cioè, avvocato, via Macqueda vicino via l'avvocato lo sa il posto più o meno, via Macqueda vicino via Bandiera, cioè no, via Sant'Agostino e via Bandiera, quanto c'è? 150 metri avvocato con lei, 150 metri. A metà c'era Cafrisch, no? Il caffè Cafrisch. E ci vedevamo le mattine là a prendere il caffè, e parlavamo di sport. Poi si è rafforzato un pochettino il rapporto, perché io poi, dopo nel 59 così, ho acquistato un barretto proprio in via Sant'Agostino, con la licenza a nome mio,
e pregavo a tutti quelli che conoscevo di venisse a prendere il caffè da me, compreso il fratello Buscetta, compreso Buscetta. Poi Buscetta stesso andò a abitare vicino dove abitavo io, vicino a Piazza Ingrastone, e ci vedevamo spesso nell'autobus. Questo è il rapporto mio con Buscetta. Ma più l'amico, poi i rapporti più intimi erano con il fratello di Buscetta, con Vincenzo Buscetta, non proprio con lui. E fino a quando è durata questo rapporto con Buscetta? Ma poi lui, da questo, non l'ho visto più dal 60 in poi, perché il fratello stesso si lamentava con me, perché aveva abbandonato la moglie e i figli, si era fatto una donna, si era fatto un amante, ed era più, partiva, veniva, non aveva più, e si lamentava con me di questo comportamento di Massimo Buscetta. Cioè, lei non l'ha più visto dagli anni 60? No, negli anni 60, e poi lui è nato in America, e poi l'ho rivisto nell'80 a Roma. C'è stata anche una frequentazione fra le vostre famiglie, tra familiari? Con Buscetta? Sì. Assolutamente no. Di nessun genere? No. Ma quale familiare? Scusi, io... Quale periodo parliamo, signor Pubblico Ministero? Perché dobbiamo vedere il periodo. Posso parlare solo del periodo nel quale... Periodo antico, no, perché il rapporto era mio, eravamo ragazzi, era mio con Buscetta. Sposato, io ero scapolo, perciò non potevo avere rapporti familiari. Quando poi lui venne da me, dalla Brasile, venne a Roma da me, non potevo avere rapporti, perché quella per lei non era la sua moglie, perché la moglie io la conoscevo, per me non era... La moglie, quella vera, era una, non so chi, se moglie effettivamente... Ah, quindi dopo lo ha rivisto lei anche a Roma? Sì, 80, ma deve vedere, lei, ora le dico per come l'ho visto io a Buscetta. Buscetta... Ecco, allora parliamo di quando vi siete rincontrati. Di quando ci siamo rincontrati a Roma. Ora le spiego. Io abito a Roma dal 1973. Nell'80... Perché poi vede, lui è, quando io sono stato interrogato dal Pubblico Ministero, cioè dottor Falcone, lui ha fatto una versione di come ci siamo visti e incontrati. Io ho fatto la mia, però il dottor Falcone non ha fatto nessuna indagine per quello che l'ho detto io. E poi a confronto lui ha ammesso che avevo ragione io, che era come dicevo io. Lui mi venne a trovare, indicato però per mezzo del fratello, perché aveva bisogno di... Come mi ha detto lui, aveva bisogno di stare un paio di giorni a Roma per sbrigarsi qualche affare, qualche pratica. Io a lui, mi dice, siccome lo conoscevo, ho capito che era in una situazione, era ricercato dalla polizia perché si era allontanato da Torino, che era insieme a Libertà, non insieme a impermesso, si era allontanato. E io anzi gli ho consigliato, ma perché? Dopo, mi diceva che doveva fare pochi mesi ancora e poi era libero. E io gli ho sconsigliato, gli ho detto, ma perché per pochi mesi? Dice, no, io dice, devo andare in Brasile perché in Brasile ho una proprietà, devo guardare, ho dei beni da seguire. Ecco, dice, io devo andare in Brasile. E allora gli dico, che cosa ti serve? Io, mi serve, dice, di poter abitare per un paio di giorni. Io allora, come amico... Ma io mi rivolgevo sempre in tutto quello che avevo di bisogno, era un romano che si chiamava Balducci, che ho conosciuto addirittura nel 1954 a Palermo. E allora io vado a trovare questo mio amico, dico, senti, dai, Domenico Balducci, no? Domenico Balducci. E dico, senti, tu hai la possibilità di trovarmi un appartamentino piccolo per fare abitare un mio amico per 2 o 3 giorni? Si è interessato e mi ha trovato un appartamentino a centro di Roma. Dopo 2 giorni, che però io ancora non glielo presento, il mio amico mi dice, mi indica dove è l'appartamentino, mi dà le chiavi, io glieli do, poi gli indico l'appartamento a Buscetta, gli do le chiavi. Poi dopo 2 o 3 giorni mi viene a ritrovare Buscetta a casa. Dice, senti, dice, io dice, in questo appartamentino, dice, vedi se mi puoi trovare una possibilità, perché dice, non funziona lo scaldabagno, è sporco, è piccolo. Ma io dicevo, ma poco piccolo, ma non ci devo abitare tutto. Sì, dice, guarda, vedi se puoi trovarmi un'occasione. Io proprio in quel periodo mi dovevo allontanare con mia moglie, ero
a Roma con mia moglie, mi dovevo allontanare. Io ho detto: senti, facciamo una cosa, io mi devo allontanare per un po' di giorni, se vuoi ti prendi il mio appartamento, però quando ritorno me lo deve lasciare libero, me lo voglio trovare libero, perché sono con mia moglie. Diciamo, a me mi servono 2 o 3 giorni. Allora facciamo una cosa, io ti presento un mio amico, così quando tu te ne vai ti metterai d'accordo con lui, gli consegni le chiavi e così. E gli presento a Balducci, però a Balducci Domenico, non gli dico: guarda, vedi che questo è Buscetta. Non glielo dico. Poi sarà stato Buscetta a dirglielo, perché a parte che è un megalomene, è un tuffaldino megalomene, tutto lui c'ha in una vita. E che succede? Che io me ne va, mi allontano, presento Balducci a Buscetta, gli dico: senti Balducci, appena il mio amico starà 2 o 3 giorni in questo mio appartamento, ti verrà a trovare, di a lui dove ti deve venire a trovare e ti deve consegnare le chiavi. Io non so più niente dei rapporti che hanno avuto con Balducci loro due. Poi ho saputo, ma sempre però discorsi di Buscetta, che io a Balducci questi discorsi non me li ha fatti, che sono stati assieme, che gli ha pagato, perché lui che cosa ha detto poi? Che gli ha pagato l'aereo al suocero, ma queste cose Balducci a me non me l'ha detto. E allora dopo addirittura sette giorni sul pubblico ministero, ero sicuro che non trovare nessuno a casa mia. Vado a casa, sotto casa, cioè, con la macchina, c'era mia moglie, dico: senti, aspetta, conoscendo un po' Buscetta, nel senso, per quello che mi aveva raccontato il fratello, dico: ma può darsi che si trova ancora a casa, perché voglio vedere, non faccio scendere mia moglie dalla macchina, dico: aspetta un momentino qua, suono per vedere, paf, Buscetta, mi risponde Buscetta, anzi no, mi risponde una donna, pronto, italiano un po' così, dico: ma che c'è a casa, forse ho sbagliato, no? Poi viene Buscetta al telefono, dice: ah, sei tu, si sale un momentino, e già comincio a dire: ma chi è a casa mia, chi c'è a casa mia? Entro a casa mia, mi apre la porta Buscetta, mi dice: senti, dice, guarda, ci sono ancora qua, dice, sono con mia moglie, e vedo una donna bionda, è una persona anziana, a piedi scalzi, non so perché, forse abitudine che hanno loro, i brasiliani. E dico: ma senti, io già me ne sono fatto, perché dico: tanto questa non è la tua moglie, perché tua moglie la conosco, a chi mi hai portato a casa mia? Io non so di questo rapporto con Buscetta, cioè se aveva un'altra, questa donna brasiliana come moglie, non sapevo niente di queste cose. Perciò dico: ma a chi mi hai portato a casa? Dico: guarda, è mia moglie. Sì, ma è tua moglie. Intanto dice: guarda, io ho mia moglie sotto e io ho bisogno dell'appartamento libero. Dice: ma non mi puoi dare 2 giorni di tempo, così vedo un po'. Senta, io gli ho dovuto dare 2 giorni di tempo perché non sapevo come fare, non è che potevo andare a abitare con mia moglie assieme o abitare con lui in quell'appartamento con mia moglie. Ha detto: guarda, io me ne sto andando in albergo con mia moglie, ma fra 2 giorni devo trovare l'appartamento libero, torna fra 2 giorni che ti faccio trovare l'appartamento libero. Così io con mia moglie me ne vado in albergo, se proprio mi stai. Torno dopo 2 giorni, salgo sopra e trovo lui soltanto senza la moglie, senza il suocero, non so dove sono andato a finire. Dice: ecco, dice, l'appartamento è libero. Allora io, siccome sapevo che era latitante, gli dico: ma senti, ma tu hai dove andare a abitare? Se no, guardi che mi interesso, perché non volevo che... Dico: ma può darsi che l'arrestano e poi la colpa è mia perché l'ho mandato via di casa. Dico: senti, ce l'hai dove? Dico: no, sei tutto a posto, non ti preoccupare, tutto a posto. Io, lui se ne va, lascio l'appartamento, poi faccio sedere mia moglie. È finito, non lo vedo più a Buscetta. Ma non è che lo dico io, signor Pubblico Ministero, è lui stesso che al pubblico ministero, dottor Falcone, che cosa ha detto? Che dopo questo incontro che con me a Roma è tornato a Palermo, anzi quello che dice Buscetta, signor Pubblico Ministero, tutto una cosa differente a quello che io le ho adesso raccontato. Adesso lei mi dica come sono andate le cose. Quello che ha detto al pubblico ministero. Devo far perdere un po' di tempo, signor Presidente, perché non è che poca, la storia è lunga, un pochettino. Che cosa ha raccontato al pubblico ministero? Che quando io mi sono allontanato, dice lui, Buscetta, mi sono andato dalla Semlin Libertà, io andai a Palermo. Vabbè, non interessa questo. No, non è
perché adesso lei ci deve dire quello che ha detto Buscetta, insomma. Sì, perché le bugie ha detto tanto Buscetta, perché e allora io le devo raccontare per forza. Vabbè, dica. Allora, che cosa ha detto? Guardi, io sono andato via da Torino, mi allontanai da Torino, andai subito a Palermo. Subito dopo, dice, Pippo Calò mi volle a Roma perché mi voleva vedere. Allora io mi sono fatto accompagnare da un tizio a Roma e sono rimasto ospite per una settimana da Pippo Calò. Abbiamo parlato del più del meno, abbiamo parlato della guerra di mafia, mi ha detto che Bontade non è più quello di una volta. Noi stiamo parlando che lui si riferisce nel giugno del 1980, che Totuccio Inserillo è un bamboccio perché ha fatto uccidere il giudice Costa e senza ordine della commissione. Allora io, vedendo questa situazione, dice, io andai subito, me ne andai dopo una settimana che sono stato ospite a Palermo, dopo giorni che sono stato ospite a Calò, sono andato a Palermo a trovare a Bontade e ho parlato con Bontade, ho cercato di chiarire un po' questi rapporti con Pippo, perché ho visto che questi rapporti non erano come una volta. Così abbiamo creato un appuntamento a Roma, in autogrill, all'uscita di Roma per andare verso Napoli. Li ho fatti incontrare con Buscetta, con Bontade. Lì hanno chiarito un pochettino. Io ho raccomandato di andare d'accordo, ma poi non so se l'hanno fatto o non l'hanno fatto. Io sono rimasto, loro, Bontade e Inserillo, se ne sono andate, sono tornati nuovamente a Palermo. Io sono rimasto alcuni altri giorni ospite di Calò, poi ne sono tornato a Palermo. Dopo, a novembre, dicembre, ho trascorso il Natale a Palermo, ospite dei Salvo, e poi sono andato via. Cioè, di Pippo Calò non ci siamo più. Lo dice lui, Poi andando, perché poi mi ha voluto accusare per i soldi che ho dato al figlio, i 10 milioni, perché questi 10 milioni gliel'hanno trovati al figlio, che provenivano da un sequestro di persona. E allora questo fatto me lo accolla a me, che io sono stato a Palermo, ho dovuto rimproverare al figlio, e allora perché il figlio commetteva, era un truffaldino, doveva dare soldi a destra e a sinistra, e allora io gli rimproveravo il figlio, e allora in occasione ci siamo raccontato altre cose. Però questa dichiarazione che ha fatto non gli è servita più, e ha cominciato a fare altre dichiarazioni, che come se ci siamo visti altre volte a Palermo. Allora io al dottore Falcone, quando io sono stato arrestato, ho chiarito che non è come dice Buscetta, i discorsi sono questi, io questo incontro l'ho fatto a Roma perché lui ha avuto bisogno, e il bisogno qual era di Buscetta? Perché doveva aspettava la moglie e il suocero dal Brasile, perché l'ha fatto venire. Ecco perché aveva bisogno dell'appartamento più grande. Ma a me me lo nasconde, signor Ministero, perché se io so che deve aspettare la moglie e il suocero, io l'appartamento non glielo do, quello mio specialmente. E allora ha dovuto raccontare tutto questo al pubblico ministero, dottor Falcone, tant'è vero che ha detto una bugia, signor Presidente, perché il giudice, dottor Costa, è stato ucciso a agosto. Lui parla di giugno, cioè 2 mesi dopo è stato ucciso il giudice Costa, perché lui non poteva mai parlare a giugno dell'ufficio della Costa. Qualche precisazione così intanto per orientare anche la cosa. E queste sono le prime bugie. Questo soggiorno di Buscetta, quando... Le salgo? Sì. Sicuramente a mese di luglio. Di luglio dell'anno? 80, sì. Neanche giugno, signor Pubblico Ministero, neanche. Perché io poi, mi scusi, ho cercato di dire, fate un accertamento se io effettivamente con mia moglie sono stato in tale abbergo. Ecco, lei dove era? Holiday Inn. Lei ha detto che si è allontanato da Roma per qualche giorno, no, con sua moglie. Ecco, che cosa doveva fare, per quale ragione si è allontanato e dove è andato? Ma io, guardi, in quel periodo andavo spesso, no, non in quel periodo spesso no, io in quel periodo, nel 77, sono stato ospite di Balducci a Porto Rotondo, ospite per una settimana in un albergo. Dopo, nel 78, Balducci
mi affittò un appartamentino. Nel 79 ho affittato un appartamentino, ma ci sono testimonianze. Ma sempre per le vacanze? Sempre per le vacanze, io parlo sempre per il mese di agosto. Sempre a Porto Rotondo. Porto Rotondo, sì, perché più di là non è che andavo. Nel mese di 80 mi sono interessato io a cercare un appartamentino per abitare, ma queste sono cose documentate, perché sono stato passato a setaccio io a Porto Rotondo per questa villeggiatura che io ho fatto. E sono stato io in Sardegna, appunto con mia moglie, per affittare un appartamentino, per passare, ecco perché dico mese di luglio, perché sono sicuro di questo, primi di luglio, perché ho dovuto affittare un appartamentino per il mese di agosto. Non so se mi spiego. Ecco. Però a Buscetta non glielo dico questo, perché non avevo questa simpatia o questa confidenza di dire dove andavo e dove non andavo, perché lui non lo può dire perché non gliel'ho detto. E neanche io ho presentato mia moglie, questo è ben chiaro, che lui dice sono stato a mangiare al ristorante, se è andato a mangiare al ristorante, se è vero però, questo se è vero, perché Balducci a me non me l'ha mai detto, con Balducci e la moglie di Balducci non lo so, ma con me signor Buscetta e mia moglie non l'ha mai conosciuto. Quindi lei quando rivede Buscetta a Roma... ci vuol dire esattamente che cosa sa della sua posizione giuridica? Ci ha detto che sapeva che si era allontanato. Lui non me l'ha raccontato. Le ha raccontato che cosa esattamente? Che si era allontanato da un permesso che gli avevamo dato a Torino, dato che stava scontando una pena definitiva, di una condanna di un processo. E lei cosa sapeva dell'attività di Buscetta? In primo luogo, lei sapeva attività di Buscetta? Lei sapeva se Buscetta faceva parte di Cosa Nostra? Senta, io attività di Buscetta, io so Buscetta che è stato condannato nel processo che io sono stato pure. No, scusi, signor Calò, chiedevo se all'epoca, nel 1980, lei sapeva che Buscetta faceva parte di Cosa Nostra. E come faccio a saperlo se io non ci faccio? Se non ci faccio parte io, cosa faccio? Come faccio a sapere parte? Sapeva, si è chiesto, ha chiesto Buscetta per quali ragioni aveva commesso quei reati per i quali si trovava in quella particolare posizione giuridica. Ma lui ha detto uno che si allontana dalla... Prego. Mi deve scusare. Io, quando a me mi hanno accusato, l'associazione, ecco, se noi parliamo... Io dal 1963 sono stato coinvolto e mi hanno... spiccato un mandato di cattura per associazione mafiosa, allora non si diceva scorreria in armi, non si diceva mafiosa, ma era la stessa cosa, per il processo di Catanzaro, che poi sono stato assolto, ma per due parole, sono mancato 5 anni e mezzo da casa per due parole soltanto, vabbè, lasciamo stare, sono cose antiche, non ne voglio ripetere. Lui era stato accusato invece di omicidi, di stragi in quel processo, perché eravamo 114, io ero imputato per associazione soltanto, e lui invece, ma è appunto per questa anche conoscenza che ho avuto con Buscetta, ma lì non si parlava né di cupo, né di cose, di Cosa Nostra, né, non si parlava, soltanto di che eravamo associati in quel processo e basta. E lui è stato condannato con un processo definitivo, però era latitante in quel periodo, è stato arrestato nel 72 in Brasile, come sappiamo, l'abbiamo saputo tutti, è arrestato nel 72, ha avuto una condanna, non so di quanti anni, e stava scontando quella condanna, quando lui ha avuto il permesso da Torino. Quindi ricapitoliamo, Buscetta è una conoscenza occasionale degli anni 50-60. Mi dica se sbaglio. Dal 50 al 60 io a Buscetta lo vedevo. Lo vedeva così per prendere il caffè. Certo. Poi se lo ritrova coimputato. Poi me lo ritrova nel 1980. No, se lo ritrova però coimputato in un... nello stesso io non processo. Ci sono più in quel processo, perché io sono stato assolto di quel processo. Lui prima ha di una essere sentenza, assolto è stato imputato però, no? Sì, però io con me non è stato coimputato nel processo. Ma lui aveva dover rispondere di altri reati, non era
coinvolto con me in quei reati. Era lo stesso processo, non avevate reati in comune, però il processo era lo stesso. Quindi eravate coimputati. Sì, sì. Ecco. Lui, io sono stato assolto poi. Lei in occasione di questo processo non ha avuto modo di vederlo, di contattarlo in nessuna maniera? No, perché, ripeto, io poi ero libero. Lui era latitante. A me mi sono stato liberato io nel 1968, a lui l'arrestano in Brasile nel 70, più visto. Ma lo dice anche lui questo, non è che lo dico pure io, lo dico soltanto io. Poi? C'era qualcuno che le aveva preannunciato l'arrivo di Buscetta a Roma? Lei se lo trovò davanti così all'improvviso? Mi scusi, è il fratello che io ho contatto con il fratello, è il fratello che mi avvisa a me. È fratello? Sì. Ma questo lui nel confronto. Allora, cominciamo a fare questa Quindi lei con il fratello, ci dice il nome del fratello di Buscetta? Vincenzo. Ecco, con Vincenzo Buscetta lei invece che rapporti ha? Intimissimi. Il fratello, ci dice il nome del fratello di Buscetta? Vincenzo. Ecco, con Vincenzo Buscetta lei invece che rapporti ha? Intimissimi. Intimissimi fino a quando? Fino a quando io... Siamo stati arrestati, non solo che eravamo amici fuori, è stato pure coinvolto nel processo di Catanzaro e addirittura coabitavamo nella stessa cella, perciò si figuri, 24 ore al giorno assieme. Quindi prima di essere arrestati eravate amici? Sì. Che cosa, che attività faceva il fratello? Aveva una fabbrica di specchi. Lei sapesse... Ma quello piangeva tutti i giorni, la mattina e la sera, perché gli dava la colpa di essere coinvolto, gli dava sempre la colpa al fratello di essere coinvolto in quell'associazione, e piangeva dalla mattina alla sera. E quindi che lei sapesse l'attività di Vincenzo Buscetta era solo quella? Sì, assolutamente. E Vincenzo Buscetta le diceva, si lamentava con lei di Tommaso penali. Chi? No, Vincenzo si lamentava con lei del fatto che per colpa di Tommaso si lamentava dopo, cioè quando eravamo arrestati io e Vincenzo Buscetta a Catanzaro, che siede con me nella stessa cella, si lamenta, dice, ma chi mi ci deve portare, chi mi ci ha portato, dava la colpa al fratello. Dava la colpa al fratello perché? Ma non lo so, perché poi questo Vincenzo è stato pure assolto dal processo. Cioè, praticamente, nella sostanza, il discorso di Vincenzo... Perché era fratello di Vincenzo Buscetta, perché aveva avuto un rapporto... Non lo so, soltanto che Buscetta è stato condannato, Tommaso, e lui è stato assolto. Non perdiamo di vista il discorso, io stavo chiedendo questo, il discorso che Vincenzo Buscetta le fa in carcere, sulle ragioni per le quali si trovava ingiustamente... carcerato, ingiustamente coinvolto in un processo. Lui dice la colpa è di Tommaso, è così il discorso. Io mi trovo qua per colpa di Tommaso. Sì, perché siccome era mal visto lui dalla questura, diciamo così, cioè, a me mi sono stato coinvolto perché lui gli dava lavoro al fratello. Il fratello lavorava con Vincenzo, Buscetta lavorava con Vincenzo nella fabbrica come operaio. Senta, perché lei si trasferisce a Roma? Io? Perché per un mandato di cattura per un'altra associazione. Un altro processo che poi sono stato pure assolto. Che imputazione aveva? Associazione. E qualche altra cosa che poi, ripeto... E questo avviene nel 73, sono stato, no? Non so, dissertazione, non mi ricordo che... Questo avviene nel 73? 73. Io ero sorvegliato e mi allontanai e me ne andai a Roma, aprile del 73. E rimane lì a Roma fin quando viene arrestato? Fino a quando sono stato arrestato. Viene arrestato a Roma lei, no? Sì. Quando è stato arrestato? Le ricordo, 85, marzo 85. Quindi in sostanza lei è stato 12 anni a Roma. Ma c'ero stato un anno prima a Roma, perché io andai subito a Roma? Perché dal 70 e 71 io ho abitato... a Roma per un anno, perché avendo un bambino sofferente io l'ho dovuto ricoverare in un ospedale, in una clinica dell'Immacolata a Roma. Ero sorvegliato in quel periodo. Ecco, le racconto perché ritorno a Roma io nel 73. E allora io ho cercato di avere cercavo di sapere chi poteva, dove potevo ricoverare mio figlio ed essere curato, una clinica specializzata per quello che aveva mio figlio.
Allora l'unica persona che mi viene in mente di andare a trovare era Balducci. Trovo Balducci e dico: senti, io ho bisogno di recuperare mio figlio qui a Roma, mi sa indicare? Lui si è interessato, dice: sì, cioè, specializzate per questo genere di malattia è la clinica dell'Immacolata a Roma. Io ero sorvegliato in quel periodo, ho fatto richiesta di avere trasportata questa sorveglianza da Palermo a Roma. Ho affittato per un anno un appartamentino in via una traversa della via Cristoforo Colombo e sono stato lì con mia moglie e il bambino. Il bambino lo ricoveravamo all'ospedale, lo uscivamo. Siamo stati un anno a Roma e io andavo, ero controllato alla Garbatella. Ogni domenica andavo a firmare lì. Per un anno sono stato. Poi sono tornato, giusto, il professore che aveva in cura mio figlio, disgrazia da volle, è stato un disastro aereo che c'è stato, quello prima, non quello di Ustica, l'altro, quello della Punta Rice, non so, quel disastro aereo, no? Vabbè. C'era pure questo professore, in quell'aereo è morto, siccome era in cura questo professore, questo professore si sa cosa fare qui a Roma, e me ne tornai nuovamente a Palermo, avevo un'attività io a Palermo, e allora andai a Palermo e sono rimasto a Palermo. Quando nel 73 aprile mi fanno quel mandato di cattura, io mi allontanai e la prima cosa che ho fatto andai a trovare a Balducci e ho chiesto ospitalità a Balducci e lì sono rimasto ospite di Balducci fino a che ho potuto poi trovare per conto mio l'abitazione, ma per un periodo sono stato ospite di Balducci. Senti, tutto questo periodo di sua permanenza a Roma, quali erano le sue risorse economiche? Ma le mie, guardi, io le dico una cosa. Nel 1975 io avevo un appartamento a Palermo e una casetta in periferia di Palermo, in campagna, una piccola casetta. Io ho venduto, mi è morto mio figlio nel 70, già avevo un'attività a Palermo, una macelleria, per cui mia moglie viveva e badava a quella macelleria, perché aveva la licenza a quella macelleria, avevamo l'impiegato, e perciò a casa mia eravamo tranquilli di poter vivere. Però nel 1975 che cosa ho fatto? Ho venduto, mi è morto mio figlio nel 1975, io per ragione così, mia moglie non voleva vedere più quella casetta in campagna dove ci aveva abitato mio figlio e voleva pure allontanarsi dalla casa dove aveva vissuto pure mio figlio, perché aveva dei ricordi troppo brutti. E allora ho venduto questa casetta in campagna, ho dato incarico, perché io non abitavo al Palermo, a uno zio mio, di vendere la casetta in campagna e la casa questa dove abitavo io in via Gino Marinuzzi. Da quei soldi io ho ricavato quasi 60 milioni, così, fra questo e quello. Allora, parlavo del 1975, giusto? Allora, che cosa abbiamo fatto? Ho cercato di comprare un altro appartamento per mia moglie, giustamente, perché dico, non devo stare sempre così, un giorno tornerò a Palermo. E ho comprato un appartamento dando 25 milioni in anticipo e il resto mutuo. Il resto, la rimanenza di 60 milioni circa, mi sono rimasti a me, nelle mani. Cosa ho fatto? Ho dato a Balducci. Senti, io ho questi soldi, vuoi vedere se me li puoi industriare qua, posso fare un'attività qua? E così mi ha messo in condizione Balducci. Dice: vabbè, non ti preoccupare, te li investo io, cercherò di farti guadagnare i soldi per poter vivere. E così io vivevo a Roma. Lei da nella sostanza... Poi ho fatto una società, mi ha fatto fare una società con un antiquario a Roma, con un vecchio, un anziano allora, adesso sarà morto, non lo so, però io non ne capivo niente di antiquariato, ma solo così, per poter guadagnare qualcosa di soldi. È stato in società con questo antiquario e da questa società ha ricavato anche dei... guadagni, sì. Dei profitti. Beh, discretamente. Io, tanto appunto che io ho potuto comprare una proprietà in Toscana nel 1981.
Questi 60 milioni quando è che lei li ha affidati? 75. Ah, nel 75 li ha affidati a Balducci. Com'è che lei ha pensato di affidarli a Balducci? Ma io dicevo... Ma che cosa posso fare qua? Non posso stare senza fare niente. Infatti io per un periodo di tempo mi ha fatto... io non lo volevo... Non, però io mi sono accontentato anche di quello. Mi ha fatto lavorare in un deposito, ma come impiegato, in un deposito di forniture di cambi d'auto. Ma io dico, non è che potevo fare questa vita. Dico, senti, così così. Dice, allora mi chiede, dice, ma tu un piccolo capitale che te lo investo, ecco così viene fuori il capitale. Da quella venduta. Dov'è questo posto dove lei è lavorato? No, guarda, io non l'ho voluto, non l'ho voluto mai dire, ma non da adesso, da 15 anni fa, da quando io, dal primo giorno nel Marchese processo, non ho mai voluto dire chi era l'antiquario e né questa società dove io ho lavorato. Ma perché non è giusto che, non solo che mi davano possibilità di guadagnare, eppure li devo rovinare. E allora non l'ho voluto mai dire questi nominativi. Ma o ci volete credere, non ci volete credere. Io non è che insisto per farmi credere. Ma quindi lei, in questa società, lei entrava come socio occulto, diciamo, oppure... Io quasi mai ci stavo, ogni tanto ci andavo pure... No, vorrei sapere se lei era proprio socio... Ma poi neanche era un negozio, era anche un deposito, non era neanche un deposito. No, parliamo di due cose adesso, la società. Quale? Con l'antiquario e il deposito. In questo deposito lei lavorava come dipendente? Come dipendente, sì, e poi ci sono stato pochi mesi. Ovviamente non era in regola, era... Lavorava appunto, in nero, ovviamente, perché, data la sua posizione. Invece in questa società con l'antiquario lei era socio occulto, non figurava come socio, voglio dire, ufficialmente. So soltanto che Balducci, con quei soldi che mi aveva fatto guadagnare, perché poi ho saputo che dava soldi a interesse Balducci, la verità è questa, a distanza di 2 anni, 3 anni, io avevo un bello gruzzoletto e gliel'ha dato a questo qui e questo qua per farmi... Forse questo aveva bisogno di soldi, cercava quando pure soldi. Quando lei gli ha affidato i 60 milioni lo sapeva già che dava i soldi. 35 milioni ho dato, non 60. 35. Sapeva già che Balducci faceva l'usuraio? Sì, perché l'ho capito e me l'ha fatto capire. Senta, lei a Roma usava il nome di Mario Aglialoro? Mario. Cognome di Aglialoro? Mario Aglialoro, però non è... Aveva dei documenti con questo nome? Ma guardi, io ho... Questo è quello che usavo, poi ho usato altri nomi, per esempio. Quali? Un altro nome che sono state sequestrate a Chiasso. E poi quando mi hanno arrestato mi hanno trovato altri documenti. Lei quindi ha usato... Ma non ho mai presentato però i documenti... Solo in albergo soltanto qualche volta. Lei quindi ha usato documenti con il nome di Mario Aglialoro e con altri nomi anche. Cioè io dicevo che mi chiamavo Mario Aglialoro, basta. No, le sto chiedendo una cosa più specifica. Se lei era in possesso di documenti a nome Mario Aglialoro e con la sua foto, e se aveva oppure altri documenti con altri nomi. Io avevo altri documenti con altri nomi, ma non Mario Aglialoro. E c'erano documenti falsi anche per sua moglie, aveva documenti anche... Guarda, io le dico una cosa, io non ho mai voluto farci documenti a mia moglie perché non volevo... quindi solo per lei. Quando mi hanno arrestato purtroppo ho dovuto fargli un documento perché allora c'era stata l'accusa di Buscetta, per cui dico, se dovesse fermarmi qualcuno con mia moglie, il problema è grosso. Allora io, senza che le sapesse niente lei, avevo il documento di mia moglie falso, eventualmente un fermo, una cosa, dicevo a mia moglie, senti, il documento, fammi parlare a me. Come si è procurato questo documento, questi documenti? Come? Come si è procurato questi documenti falsi? Se li ha fatti lei da solo o gliel'ha dati qualcuno? No, io ho incaricato Guido Cercola per avere questi ultimi documenti, per la verità. Quindi lei... Prima incaricavo Balducci, quando se avevo bisogno di qualche documento incaricavo Balducci.
Poi, dopo la morte di Balducci, mi sono rivolto a Guido Cercola, tutto quello che avevo di bisogno. Quindi fin quando c'era Balducci si rivolgeva a Balducci. Lei non sa Balducci a sua volta se si rivolgeva a qualcuno? Non lo so, non manco lo volevo. Già che non volevo sapere altri rapporti che lui aveva a Balducci e non ho voluto mai conoscere nessun romano all'infuori di Balducci, e ho conosciuto così per caso Dio Talleve e per caso ho conosciuto pure Guido Cercola, però poi ho avuto bisogno, perché io, essendo a Roma latitante, mi dovevo appoggiare a qualcuno, ma non ho voluto mai conoscere dal 73 fino a che Balducci era in vita. Mai frequentato a elementi che qua vengono a testimoniare, che dicono come che sono stato addirittura con me a mangiare al ristorante. Di rivolgersi a Balducci per avere il documento falso? Sì, mi sono rivolto. Dico, come mai ha pensato di rivolgersi? Se io a Roma, che dovevo, non è che conoscevo ambiente per cui, di questo genere, per cui io potevo rivolgermi al tizio al Cairo. E poi la mia mentalità non l'aveva mai fatto una cosa. Cioè, mi sono rivolto a lui, senta, per un documento cosa posso fare? E così. Lei ha conosciuto Nunzio Barbarossa? No. Ha conosciuto una persona che ha un negozio di elettrodomestici vicino alla stazione Termini? No. Mai visto? No. Conosciuto una persona di nome Santino Ducci? Ucci? Ducci. No, assolutamente. Conosciuto Massimo Carminati? Massimo Carminati? Non esiste questi nominativi. Guardi, lo dico io, né Carminati né questo Babruciati, così c'è, abbreviamo qui. Guadagniamo te. Né questo Mancino, questo farabutto qua che viene a dire che è venuto a mangiare con me al ristorante, né questo Babbatino, tutto questo ambiente qua, io non li ho mai. Non li ho mai conosciuti, non li ho mai visti, né Abbruciati, non li ho mai visti, non li ho mai conosciuti. Ma io non lo so, che devo dire, che cosa devo fare per farmi credere? Senta, lei ha detto di aver conosciuto però Gaspare Mutolo. Gaspare Mutolo. Sì, in carcere, nell'86. Senta, visto che vuole quando... che le descrivo un po' al signor Mutolo? Vuole che glielo descrivo? Beh, me lo descriva. Così, anche per dire che qualcosa aveva già detto. Cosa detto? Però, dico, ha detto pure che si era accusato degli omicidi, aveva fatto 14 ordinanze di custodia cautelare e poi si sono fatti pentite altre e dicono questo non ne sa niente di questi omicidi. E li abbiamo fatti noi. E si è accusato di omicidi. Poi si è accusato di altri omicidi, si è fatto pentito un altro, un certo Davì, e ha detto ma questo non l'ha mai fatto, questo omicidio l'ho fatto io. Adesso si sa, perché detto da lui, si è fatto collaboratore, perché ha detto che ha saputo che lo volevano uccidere. E qua viene Senta, a dire... Una cosa, sono due cose che volevo chiederle qualche chiarimento. Questo è Mutolo. A proposito di Mutolo. Lei ha detto che... sostanzialmente nessuno gli avrebbe mai raccontato nulla, perché dice lei testualmente noi lo sapevamo, perché che vuole voce carceraria. Guarda, era in rapporti con i servizi segreti. C'è poco da fare in carcere, purtroppo il carcere è un altro mondo, è un'altra vita, chi non c'è stato non lo può sapere. Ma lei da chi ha saputo che Mutolo era in rapporto con i servizi segreti? La rivista o il Panorama non era una voce carceraria. Ma poi guardi, basta leggere il libro del dottor Falcone e lei troverà pure tracce di questo fatto. Lei nell'udienza in cui è venuto Mutolo diceva che era una voce carceraria, una cosa che aveva... Non una voce carceraria, l'hanno letto, l'abbiamo letto, e poi c'è stato un comandante, un capitano, un colonnello dei servizi segreti che è venuto a testimoniare lì, dottor Fabri mi pare che si chiama questo qui, è venuto a testimoniare, ha detto i rapporti che aveva con Mutolo, cioè cosa gli devo dare in cambio, facendoci arrestare, non lo so se doveva fare arrestare qualche terrorista, e in cambio non so cosa voleva Mutolo. E poi signor Ministero ha fatto fare pentito, questo era lì una voce, ma già l'abbiamo capito, perché basta leggere le dichiarazioni che ha fatto il nipote, ha fatto fare, cioè ha convinto al nipote di farsi collaboratore
per farsi scagionare lui. Difatti il nepote va in aula, si fa sentire dalla corte, si fa interrogare dalla corte, dicendo: mio zio non c'entra niente, io sono stato io, avevo rapporti con questo albanese, con questo straniero qua e là. Ah, non l'hanno creduto perché è stato condannato per lo stesso il signor Muto, però ha tentato pure, ha fatto pure questo passo, e tanto tutto l'abbiamo capito che cos'è. Allora, quando dice lui il tizio, lui non può dire che gli ho raccontato mai niente, perché non l'ha mai detto, non credo che lo possa dire. Però, ma chi ha qualcosa da raccontare a uno che già si sa che ha avuto rapporti con i servizi segreti? Perché si possono avere i rapporti con i servizi segreti, scusi, non per rapporti. Insomma, uno che è un pregiudicato, che sta sempre in galera, perché io non so quando è stato libero questo qua, perché era sempre quello che è venuto a dire qua e che ha detto in altri processi, è nato forse in carcere questo qua, ed è rimasto sempre in carcere, è stato fuori forse per pochi mesi e poi rientrava sempre in carcere. E quei 3-4 mesi che era fuori sapeva tutto, gli andavano a confidare, a confessare, a dire a lui tutto quello che succedeva a Palermo. Da lei è stato, cambio un attimo argomento, lei è stato arrestato, ha detto quando? 1985, l'ultimo arresto. Sua moglie dove svolgeva un'attività di lavoro dopo che lei è stato arrestato? Sì, ma io di questo ne volevo parlare, sa, perché poi io ne volevo parlare per quanto riguarda le dichiarazioni che ha fatto il signor Cangemi dell'attività di mia moglie. Vuole che ne parla adesso? Prego, prego. Cangemi dice che parla sotto capo consigliere, non sa dire quando questa, perché vede, ogni volta che io viene un collaboratore e dice che fa parte di questa cosa, che specialmente questo Cangemi che dice che ha fatto parte, io sono il capomandamento, il rappresentante, lui è consigliere, sotto capo, quando io gli faccio la domanda: sente, ma quando è stato che io ho fatto parte di questa commissione? Nel 1986, 76. Allora le dobbiamo buttare a mare le dichiarazioni di Buscetta, dobbiamo buttare a mare le dichiarazioni di Contorno, dobbiamo buttare a mare le altre dichiarazioni che fanno anche i collaboratori. Se fai parte di questa, e poi altri collaboratori che vengono. Siamo partiti dal fatto della. No, vabbè, allora diciamo. Allora parliamo di quello che interessa questo processo per adesso, poi parliamo di altre cose. Che cosa è venuto a dire in questo processo? Io ancora non lo so perché sono in questo processo del Pubblico Ministero, io vorrei che averlo spiegato. Allora parliamo di Cangemi in generale, allora però parliamone un attimo, scusi, visto che facciamo un interrogatorio, allora, faccio fare una domanda, lasciamo stare questo discorso. No, aspettate, no, questo mi interessa dire questo. Affrontiamo questo discorso che dice lei. Lei quando l'ha conosciuto Cangemi? Ma io non lo conosco Cangemi. Cangemi non l'ha mai visto. Cangemi ha detto che lui faceva una macelleria. Io ho gestito per 4 anni una macelleria a Palermo, dal 68 fino al 73, con la licenza a memoria io gestivo una macelleria. Lì presente, la mattina sera, perché ero pure sorvegliato, per cui non è che mi potevo muovere, non potevo neanche, la sera dovevo rientrare alle 8, alle 9 forse, poi prima alle 8 e poi ho dovuto fare un'istanza per avere il permesso fino alle 9, e non potevo uscire prima delle 7. Mi avrà conosciuto al macello, mi avrà conosciuto per via. Perché quando hanno arrestato Franco Scrima Francesco per il sequestro Cassina, a me mi hanno arrestato pure, perché avevamo la macelleria vicino, e non immagino fotografie del giornale, l'attività che svolgevo io in quel periodo. Insomma, io a Palermo ero conosciuto come un. Come vorrei dire? Ero conosciutissimo, ecco, per dire la. Per la sua attività. L'attività lavorativa, commerciale. Sportiva. Per giudiziaria pure, perché pure anche questa, cioè il mio nome lì, Palermo non era a Roma, la città è molto più piccola, e allora ci conoscevamo tutti allora. Però Cangemi lei non l'ha mai conosciuto. Ora magari, ormai è finito, ormai non è, ma quando parlo del periodo io, parlo del mio periodo, ci conoscevamo quasi tutti a Palermo. Senta, Cangemi quindi lei non l'ha mai conosciuto? Fuori no, cioè può darsi che lui conosceva me, ma poi no, io a lui non l'ho mai conosciuto. Non si ricorda, nemmeno per sentito dire come persona che aveva una macelleria a Palermo. Assolutamente. Beh, visto che Palermo ha detto lei non è Roma, macelleria lei. Appunto dico, solo così non l'ha potuto conoscere.
Senti, ma torniamo al discorso. Ma il mio nome però è conosciutissimo a Palermo. Torniamo al discorso, ecco, sua moglie come si mantiene poi dopo quando lei va in carcere? Che la attività svolge? Fino nell'85 noi abbiamo avuto la macelleria. E poi continua? E poi mia moglie ha avuto ha fratelli, ha sorelle, adesso vuole sapere a sorelle, a fratello. Il fratello è morto, quindi è stata aiutata dai familiari. A mia sorella, a mio fratello. Quindi è stata aiutata dalle famiglie. Cioè, l'aiutano fino a tuttora, non è che... Senta, una cosa che volevo chiederle, tornando a Mutolo adesso, è questa. Lei dice di averlo conosciuto in carcere nell'86, così? A chi? A Mutolo. Sì. E a Palermo, carcerato, eravamo nella stessa sezione. E lei dice così, guardi, le leggo proprio quello che ha detto lei. In quell'occasione in cui io l'ho conosciuto, dopo alcuni mesi, senza avere mai avuto rapporti di nessun genere, mi ha chiesto un favore dicendo che aveva i bambini senza scarpe. La famiglia di Giuna non sapeva come vestire i bambini. Io sì. Mi sono un po' immedesimato, mi ha meravigliato di questo discorso. Io ho detto, beh, quando si tratta di bambini, di cosa hai bisogno? Di cosa ha bisogno, anzi? Avrei bisogno di comprare queste cose, non ho possibilità. Ebbene, io ho detto al signor Mutolo, vada in un negozio, mi dica qual è il negozio, che io mando i miei e le vado a pagare il conto. Ecco, chi è che le ha mandato a pagare il conto? A mio cognato. A suo cognato. I miei, quindi, sono suo cognato. Certo, che posso mandare? Ma suo cognato, che aiutava già sua moglie, aiuta anche Mutolo. Senta, lei ha conosciuto quando, Stefano... senta, quando uno è carcerato, guarda, in carcerato, vede, forse c'è fuori, una solidarietà particolare, fuori sì. Forse se uno ha bisogno di qualche cosa, credo che magari uno passa dritto, ma che in carcere, che vive in quell'ambiente, se uno chiede una cosa, uno se le toglie dalla bocca per aiutare un altro, perché purtroppo il mondo è tutto differente dentro, no, il carcere, certamente. Non è fuori. Senta, lei ha conosciuto Stefano Bontade? No. Mai visto? No. Gaetano Badalamenti l'ha conosciuto? Mai, assolutamente mai. Anche se siamo stati coimputati nel processo di Catanzaro, perché lui è stato arrestato. Perché poi dice, ma voi siete stati arrestati, avevate lo stesso processo. No, lui è stato arrestato dopo che io sono uscito da Catanzaro. Senta, tanto per cui non ci siamo potuti incontrare. Gli atti di tutti i suoi processi li ormai riconosce. Anche qui, per risparmiare tempo, di tutte le persone indicate come componenti della commissione, lei chi è? C'è qualcuno che... No, nessuno. Non ha mai visto né conosciuto nessuno? Non ha mai visto... E io per questo mi fa rabbia, che io non sono stato mai potuto ascoltare... Nessuna Corte d'Assise ha fatto accertamente a quello... Cioè, lei mi accusa che faccio parte... perché lo dice Buscetta. Allora, io su quello dice Buscetta... Io... facendo parte della CUP, dice 75-76, si sta accodando agli altri, perché lui spera che nel 75-76 queste persone sono libere e possono riunire. Non dice più, però dobbiamo andare alla partenza, quello che ha detto Buscetta a Nemmac, se processo. Senta, Angelo Cosentino l'ha mai conosciuto? Non ho conosciuto. Lei ha avuto occasione di accennare a Guido Cercola? Sì. No? Ecco, ci dice quando l'ha conosciuto, in che occasione e quali rapporti ha avuto? A me l'ha presentato sempre Balducci, poi mi diceva che era un bravo ragazzo. Quando è morto Domenico Balducci, allora tutto quello che avevo di bisogno, infatti quando ho acquistato un appartamentino in via Cassia, io l'ho chiesto a lui. Quando sono stato ospite in via del Babuino, in un appartamento per 2 mesi, io l'ho chiesto a lui. Quando io ho comprato l'appartamento della via delle Carrozze, guardi signor Presidente, non è che l'ho comprato tutte cose, si dà a pensare, dice, faccio io questo elenco, via Cassia, via Babuino, cioè Babuino non sono io il proprietario. Via Cassia era un appartamentino di un vano che, non so se si alza. Scusi. Dicevo io, sto facendo questa indicazione, abitato in via Cassia, via Babuino, delle Carrozze, non è che io ho abitato ero proprietario di questi appartamenti tutti in una volta. Cioè, via della Babuino non ero io il proprietario, sono stato ospite lì per 2 mesi per un motivo specifico. Ospite di chi?
di questo appartamento della via, di questo, che il proprietario era la moglie di cosa? Di Dio Tallevi. La moglie di Dio Tallevi. Sì, ma questo è una cosa proprio processuale, signor Bruno. Sì, già, come si dice, sventrati, cioè passati a setaccio. Dobbiamo fare un passo indietro, per forza dobbiamo fare un passo indietro, signor Pubblico Ministero. Io a un certo punto, quando mi libero dal processo che avevo, che ero stato accusato da un certo Vitale a Palermo, Vitale si chiama, sì, Lucio Vitale, stato, nel 1980 io sono stato assolto ed ero quasi libero, avevo solo da scontare 8-10 mesi di sorveglianza speciale. Questo Vitali lei lo conosceva? Eh? Questo Vitali lo conosceva lei? Vitale, scusi. Si chiama Vitale, sì. Leonardo Vitale. Mm. Vitale, Vitale. Lo conosceva lei? Ma non solo che lo conosceva, era parente di parenti miei, era un parente acquisito. Era suo parente? Cioè, lui era nipote, figlio di una sorella, di uno zio acquisito che aveva sposato, ecco, il fratello della mamma, aveva sposato una zia mia, una zia mia. E perché questo lo accusava? Lei lo sa. Ma guardi, parliamo di questo. Non lo so. Sto soffrendo che sono stato assolto non perché lui era pazzo, non perché era pazzo, ma perché non c'erano stati riscontri a quello che lui diceva. Beh, guardi, non c'era stato riscontri. C'è stato qualcuno però che ha detto che era. E allora la sentenza non l'ha letta, avvocato. Allora, signor Presidente, scusi, faccio richiesta di polemiche che venga, con l'avvocato che venga, come si dice, come si fa, come si dice la parola esatta tecnicamente, acquisita questa sentenza e vediamo quali sono le motivazioni di questa assoluzione. Non perché era pazzo, diceva, perché... I riscontri non c'erano, cioè, non c'erano i riscontri. Però ho fatto ma poi c'era. Mi scusi, lei. Che era pazzo, è una cosa. Ma è vero o no che era pazzo? Ma guardi, io so i problemi che aveva questo ragazzo, perché me lo diceva lo zio, i problemi che aveva questo ragazzo, che non era mai costante, era così. E poi ha accusato, forse in carcere non c'era mai stato. Quando venne arrestato per quel sequestro di Cassina, perché lui aveva detto che aveva prestato la macchina a Franco Scrima, questo o si è visto carcerato, si è visto, so soltanto che da quel momento in poi a lui io non l'ho visto più, perché è uscito dal carcere, poi l'hanno ricoverato, lo portarono in Sardegna, non si è allontanato, non so se l'hanno portato come confinato o come arrestato, no, adesso l'hanno ricoverato subito in un ospedale, ma lì si è saputo che si mangiava le feci degli ammalati, insomma, dice ma pazzo, ma bisogna vedere perché la pazzia bisogna un certo punto, se uno fingeva di essere pazzo, ma addirittura mangiava le feci e beveva l'orina dei malati, non so se questo. Per quello che io ho saputo da mio zio, diceva che i suoi familiari non potevano andare in bagno, si dovevano chiudere a chiave perché lui cercava di andare. Insomma, senta, capisci? Di che cosa lo accusava Vitale? Che io ero facevo parte di un'associazione, non di Cosa Nostra, facevo parte di un'associazione, che io ero il capo di questa associazione, e vale a questo. Anche del sequestro di cui era accusato? No, non ho mai parlato lui del sequestro non mi ha mai accusato del sequestro. E a parte il fatto di essere pazzo, lei non sa altre ragioni per le quali poteva accusarla ingiustamente? Ma io, perché proprio non era mentalmente idoneo poter fare queste dichiarazioni, assolutamente, per quello che io avevo saputo, per quello che lui lo sa che cosa faceva. Io ho fatto venire a un cugino più diretto al Marques processo appello, lo sa che cosa faceva? Loro abitavano in una casetta in campagna, la mamma aveva una gabbia con le galline, lo sa che faceva? Se ne andava lì dentro a mangiare assieme con le galline. Perciò si figura, senta, lei lo sa, lo vuole entra libero, perciò si figura se era pazzo o non era pazzo. Vuole ricordare alla corte che fine ha fatto Vitale? Quello che ho saputo è che l'hanno ucciso e l'ho pagato pure io questo cosa. Cioè, io ho pagato pure questo omicidio per le dichiarazioni di alcuni collaboratori.
Senta, non conoscendo tutte queste avvocato persone Calasso, che hanno... per queste dichiarazioni di questo collaboratore senza nessuna prova. Per favore, per cortesia, signor Calò, e lei anche lei, avvocato Calasso. Poi avrà modo di interrogare l'imputato, quindi se dovrà fare domande lei dopo le farà. Adesso è inutile che interveniamo in una polemica che non... Prego, prego, pubblico ministero. Senta, lei le chiedevo, anche se la domanda può sembrare superflua, lei della vicenda del sequestro dell'onorevole Moro si è mai interessato? Mai interessato? In nessuna maniera, non ha nemmeno espresso opinioni in proposito. Ma quale? Assolutamente, signor pubblico ministero, assolutamente. Non ha avuto modo di conoscere orientamenti? Assolutamente, guardi, io né di politica, non mi sono mai interessato di politica, non mi sono interessato mai di niente. Lei ha conosciuto Ettore Maragnoli? Chi? Ettore Maragnoli. Assolutamente no. Ha conosciuto Franco Giuseppucci? No, assolutamente no. Mai una persona che... Niente, non ho mai visto, mai sentito. Io questi nomi li sto sentendo ora, processualmente, in questo processo. Lei non ha mai organizzato o condotto un gioco d'azzardo? Gioco d'azzardo. Ecco, io per questo vorrei fare un po' il confronto pure con Buscetta, perché qua siamo un fatto. Buscetta parla di teorema, hanno creduto, la Cassazione ha creduto il teorema Buscetta, o è falso il teorema Buscetta e non dobbiamo credere a questi collaboratori che sono venuti qua, oppure sono false tutte e due, sia Buscetta e sia il teorema. No, però io l'avevo fatto una domanda che poteva rispondere sì o no. Io non so giocare neanche a scopa, si immagini un po'. Quindi non ha mai con... no, e ho, però... ho sempre odiato a chi ha il vizio delle carte. Guardi che si può organizzare un gioco d'azzardo anche senza giocare, no, e odiando sì, chi sì, gioca. Sì, ma guardi, volevo sapere io se sì o no. Si può offendere chiunque, chi ha il vizio, se si gioca per deporto va bene, ma chi ha il vizio che non può fare a meno di giocare alle carte, io le ho sempre odiato a questa gente. Quindi no, non l'ha no, mai... No, assolutamente no. Ha mai conosciuto Flavio Carboni? Flavio Carboni? Qualche volta l'ho incontrato, sì. In quale occasione? Ma adesso non lo so dire quale. Non glielo so dire quale. Beh, in che periodo, per esempio? Ma 78, 79, 90, 80, non me lo... Non... L'ha incontrato a Roma? Sì, mi pare che l'ho visto, ho incontrato... c'era però in vita Domenico Balducci, senz'altro. E lo ha incontrato insieme a Balducci? Sì, ma guarda, se mi dice in quale occasione non lo so, non me lo ricordo. Lei cosa... Sembra averlo visto qualche altra volta in Sardegna, ma ha incontrato così a Porto, nella piazzetta di Porto Rotondo, perché chi va a villeggiare lì a Porto Rotondo... Sia tranquillo, se non è oggi o domani si deve incontrare. Quindi lei quando l'ha incontrato a in quel Porto periodo, in quel periodo? Quando l'ha incontrato a Porto Rotondo lo aveva già incontrato? Così di incontro, già l'avevo visto, lo conoscevo di vista. Quindi certamente l'ho conosciuto a Roma? Sicuramente. Che cosa, a parte l'averlo incontrato così, averci parlato, ha avuto mai delle attività economiche, finanziarie, di affari? Io direttamente con lui non ho avuto mai a che fare con un'attività. Neanche indirettamente. Poi se Balducci avrà inventato qualcosa di sua iniziativa, non lo so. Però io, ripeto, con lui non ho avuto mai rapporti di nessun buono. Le attività in Sardegna ne ha mai avute? Mai. Di nessun genere? Mai. Ma qua, guarda, non è che lo voglio dire io, perché qua fino a avantiere c'è un processo a Roma, fino a avantiere hanno ascoltato, hanno sentito il commercialista della società, che tutti dicono che io, soltanto perché un costruttore che si chiama Faldetta, che lo conoscevo a Palermo, perché venne a fabbricare lì, che poi so che questa costruzione gli andò male, ci ha rimesso pure soldi questo Faldetta, solo perché io conosco questo Faldetta bene, io diventai socio di mezza Sardegna, cioè, tutto quello che si è costruito a Sardegna forse è proprietà mia. Quindi lei Faldetta... E allora questo commercialista ha spiegato
che io non ero interessato a questa società, soltanto che per una volta si è visto che io ero interessato a una villetta che si stava costruendo. E dice che io ero interessato perché ha detto questo non mi piace, perché io avevo detto no, questo non mi piace, questo mi piace. E poi dice, di altre cose non è stato mai interessato a nessuna società. E questo è il commercialista che lo ha detto un mese fa a Roma, nel processo di Roma. Poi sono stato passato a setaccio di queste società a Sardegna, perché quando a me mi hanno arrestato nel 1985, la prima cosa che hanno fatto a Roma, sai che cosa pensavano di trovare in me? Subito, mandate di cattura, associazione, società, 18 società hanno sequestrato, che poi io non avevo nessuna società in tutte queste, soltanto quella che poi l'ho pure venduta, quella di Tuscania. E poi tutte queste società a me non mi interessavano niente di niente, difatti poi chiarite le cose, le hanno restituite a tutti i propri vari società. E chi conosce? No, questa sua unica società è... quella che io con Balducci mi ha fatto il piacere di acquistare, perché poi ecco, volevo spiegare un momento fa questa. Quando nel 1980 a me mi assolvono della associazione con le accuse di Vitale, mi assolvo. Allora io ho detto questo, ma io che ci vado a fare a Palermo? A fare nuovamente il macellaio. Ora me ne sto qui a Roma, vediamo di trovare una piccola proprietà. Trovare una piccola proprietà e vedere, poter fare un allevamento di bestiame. Sapevo che mio cugino Franco Scrima si doveva liberare da poco a tempo, doveva fare poco, non 1 o 2 anni, dico, lui è pratico, vediamo se io posso fare un allevamento di bestiame. Avendo le macellerie a Palermo possiamo fare dal produttore al consumatore. Volevo creare questa attività a Roma. Gli dico, Mimmo, senti, io sono libero ormai del processo. Mi fai la cortesia, mi puoi vedere se puoi trovarmi una piccola proprietà dove io posso fare un'attività? Io con lui siamo. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto? Dicevo, andiamo a cercare nelle. Sai che ogni volta, ogni settimana esce a Roma un giornale dove adesso non so come si chiama, adesso non mi ricordo, è il nome di un mercato, è un nome di un mercato, la Pulci. Porta Pulci, ecco, di lì abbiamo cercato un mercato delle Pulci, che ne so io, qualcosa di questo genere. Porta Portese. Ad ogni modo abbiamo cercato trovare una proprietà. Da queste proprietà abbiamo telefonato parecchi proprietari, questo non mi piace, questo non mi piace, giusto, ma in uno che abbiamo trovato si è messo a contatto lui ed era il padrone di questa proprietà, Spuro Oberdan, un certo Spuro Oberdan. Dico, io questo, mi dice, questo io lo conosco, ora lo vado a trattare, vediamo quale sta. Siamo andati a Toscana a vedere questa proprietà. La proprietà a me mi è piaciuta, era un po' distante da Roma, dico, ma a me piace. E abbiamo trattato questa proprietà. La tratta Balducci, io non la tratto, per la verità io il rapporto con questo qua non le ho avute, i rapporti li ha avuti Balducci. Mi fa acquistare questa proprietà e l'acquisto la proprietà a marzo del 1980, no 81, non 81, tanto che la faccio intestare a nome di mia moglie. Intanto era una casetta, prima la faccio intestare a mia moglie questa proprietà e poi ho fatto la società. E abbiamo fatto addirittura, guardi, io ero tanto convinto di abitare a Roma, volevo abitare a Roma, che pur avendo quegli 8 mesi di sorveglianza speciale, io ho detto, ora cercherò di farmeli a Roma questi 8 mesi, e così poi mi libero e rimango qui a Roma tranquillamente. Difatti io che cosa ho fatto? La prima cosa che ho fatto è, io non mi vado a presentare, faccio intestare questa cosa a mia moglie, questa cosa a mia moglie. Dobbiamo fare la denuncia che mia moglie ha acquistato questa proprietà a Toscana. Io la vedevo così, signor Pubblico Ministero. Dico, sicuramente appena sentiranno Mattaleano Rosario, chi è moglie di Pippo Calò? Beh, noi Pippo Calò lo cerchiamo perché è ricercato, lo andiamo a trovare. Bene, io per tutto il tempo che sono stato due anni e mezzo a Toscana, nessuno aspettavo
carabinieri in un momento all'altro che venisse, dice, senta, lei è Pippo Calò, senta, lei ha 8 mesi, 9 mesi di... io dico, sì, me li faccio qua, do l'indirizzo, faccio preto alla residenza. Questa era la mia opinione, la mia, il mio programma. Mentre cosa succede? Che nel 1983 nessuno si è visto sul proprio ministero. Quindi, fino a nel 1986 un confinante di quella proprietà mi manda dal tribunale, subito dopo che cosa ho fatto? Abbiamo fatto la società Agro Rose, non mi ricordo, allora, a nome sempre di come presidente sempre mia moglie di questa società. Lei utilizzava sempre quei 35 milioni che aveva dato? Ma quelle parliamo del 75 in poi, vuole che tutto quello 35 che aveva... milioni, io ho acquistato questa proprietà in tutto che è costata 250 milioni. Mm. Ecco, così le dico. Ma lei qua è partito da lì, dai 35 dei 35 prima. Milioni, sì. Prego, io pure. Ma ne avevo di più, anche qualcosa di più avevo di 250 milioni, con quello che mi ha fatto guadagnare Balducci. E non traffico, lasciamo stare, anche perché io non sapevo che si potesse guadagnare tanto, anche perché lo sapevo che cosa faceva Balduccio, signor Pubblico Ministero, è inutile che io me lo nascondo qua. E allora cosa fa? Questo ha mandato dal tribunale un diritto di predazione, perché si vede che questo proprietario ha chiesto ai vari confinanti se erano disposti, perché pare che c'è la precedenza a quelli che sono confinanti a queste proprietà, di se acquistarle loro oppure no. A questo proprietario non gli ha fatto la proposta di questa, e mi manda dal tribunale perché non gli ha chiesto questo diritto di prolazione, perché voleva acquistare lui la proprietà. A questo punto io gli dico, cosa faccio? Non posso cercare più Balducci perché è morto, cerco Guido Cercola, dico, sente, che sapevo che lui conosceva pure Guido Cercola, sente, vede, succede questo qua, l'amministratore mi sta dicendo che c'è un proprietario confinante che vuole il diritto di prelazione, che cosa, io se proprietario a questo punto non mi interessa più, perché posso combattere io con il tribunale, cosa. Allora ha parlato con il vecchio proprietario, con Spurobenland, il proprietario dice, guarda, il torto è mio, io questa proprietà me la riprendo indietro. A me non mi è dispiaciuto che se l'è presa indietro, sa perché? Perché io pensavo che io con mia moglie potevo abitare in quella proprietà, perché mia moglie purtroppo, per artrosi cervicale che soffriva, era stata operata a DNA disco. Lì in quel posto c'era un freddo la sera, non si poteva veramente resistere, tanto è vero che nell'81-82, mese di dicembre-gennaio, io ho dovuto chiedere a Guido Cercola un appartamentino per abitare quei 2 mesi, 3 mesi di freddo, ecco perché vado a abitare in via del Babuino. Io devo chiedere scusa, signor Presidente, però le parole sono come le frago, insomma, più se ne parla più le cose vanno avanti, devo parlare di queste cose perché per avere un discorso logico nelle mie dichiarazioni. Allora io che cosa ho fatto? A me mi è stato bene che mi andò bene che lui si prendesse la proprietà indietro. Se è presa la proprietà indietro, che cosa faccio con quei soldi? Acquisto un appartamento, sempre con l'interessamento di Guido Cerco, acquisto un appartamentino in un residence in via Cassia, in un residence. E sto vicino, siamo lì. Sì, vabbè, oltre la via Cassia. E abito lì per qualche annetto. Mesi. In questo frattempo che abito in questo residenza, gli dico, sente Mimmo, non si può abitare marito e moglie in un solo vano, mia moglie magari la facevo andare a Palermo e tornare, ma insomma era troppo piccolo l'appartamento. Ho cambiato idea, io voglio abitare a Roma, mi trovo un appartamento, però questa volta io lo voglio in centro. Allora si interessa Guido Cercola e mi trova l'appartamentino di via delle Carrozze e acquisto questo appartamentino. Da quel momento in poi, acquistato questo appartamentino, vado a abitare in via delle Carrozze fino a quando mi hanno fatto il mandato di cattura
di Tommaso Buscetta. Tommaso Buscetta, come lì già mi conoscevano tutti, diviso, a mia moglie la conoscevano tutti, che cosa ho dovuto fare? Scappare di notte, come dire, di lì non mi sono più mosso e sono andato ad abitare, mi fece trovare un altro appartamento sempre in via Tito Livio, sempre da Guido Cercola, per allontanarmi da via delle carrozze, perché avevo paura di che qualcuno mi riconoscesse. E questa è tutta la storia mia, fino a quando mi arrestano lì in via delle carrozze. Carboni è una persona che lei ha visto solo due o tre volte? Due volte, non di più. Sapeva qualcosa delle attività di Carboni? No. Carboni, che lei sappia, poteva sapere qualcosa di lei? Che... Senta, tutto quello che dice Carboni, ha detto Carboni, io le dico, io, a questo punto io non voglio dire niente, perché che cosa devo dire? Devo smentire Carboni, devo smentire a chi? Non lo so. Si parla di soldi avuti da Balducci per conto mio, per un affare a Siracusa. Beh, io di queste cose non ne so niente e non voglio neanche soffermarmi, perché l'affare di Piano d'Ufficio. No, non mi dica niente, perché io di queste cose ne sono all'oscuro. Se poi Balducci ha trattato o con Faldetta o con altre persone, ma l'unica persona che parla in metano che può trattare Balducci può essere solo Faldetta e non altre persone, perché lui, ripeto, all'infuori di me, fino a che io vedevo Balducci e quella presentazione che ho fatto di Buscetta, lui non credo che conosceva altre persone. Avrà conosciuto Balducci, avrà conosciuto Buscetta per quell'occasione, Faldetta per l'affare in Sardegna e un certo Di Gesù, perché forse lavorava, ma non o come impiegato o come interesse con Faldetta. E poi non so altre conoscenze di Balducci con altri palermitani. Senta, evidentemente Balducci conosceva la sua posizione, certo, giudiziaria, visto che ma si conoscevamo da carcere, purtroppo io l'ho conosciuto in carcere. Aiutata anche per i passaporti. Che lei sappia, Carboni sapeva la sua posizione, sapeva chi era lei, assolutamente. Ma guarda, a Roma il mio nome lo sa quando spunta, che mi chiamo Pippo Calò, all'infuori di Balducci. No, a parte il nome, sapeva che magari che era ricercato, che aveva dovuto cambiare identità. Ma Carboni sapeva questo di lei? Ma assolutamente nessuno, non solo Carboni. Senta, sono proprio un mistero. Il nome mio, Pippo Calò, nasce, il primo a saperlo è come si chiama? Guido Cercola, e lo sa quando muore Balducci. Fino a che Balducci è in vita, nessuno sa che mi chiamo Pippo Calò, sa che mi chiamo Mario. Mi conoscono tutti per il signor Mario. Maria loro, va bene. Ma signor Mario, quando muore Balducci, il primo a conoscere che mi chiamo Pippo Calò è perché ho avuto bisogno di appoggiarmi a lui, ed è Cercola. E neanche Dio D'Alleve, perché Dio D'Alleve non lo sa neanche che io mi chiamo. Poi, giustamente, quando a me mi fanno il mandato di cattura e mi arrestano, allora tutti sanno che io... Mario, io allora era Pippo Calò. L'ha conosciuto in carcere in che epoca, Balducci? Nel 54. A carcere del Ciardone. Io sono stato lì arrestato per 2 mesi e poi sono uscito e lui è rimasto lì, e siamo stati nella stessa nell'infermeria del carcere del Ciardone. Io dormivo accanto a lui, siamo fatti amici lì. E poi la volta quando quando io sono uscito, gli ho mandato qualche cartolino, quando lui è uscito mi è venuto a trovarmi. Insomma, è rimasto questo rapporto di amicizia fino dal 1954. Senta, lei ha conosciuto una persona di nome Pellicani che è venuta anche qua a deporre? Mai visto questo Pellicani io. Un factotum di Carboni. Mai visto questo Pellicani, mai lei conosciuto. Frequentava il ristorante che è qui, il carrettiere? Qualche volta ci sono andato a mangiare con mia moglie, sì. E con Balducci e con la moglie di Balducci, e basta. Solo con queste persone? Sì, sì, basta. Non c'è mai andato con Carboni? Assolutamente. Poi, ripeto, il fattore di conoscere Balducci
C'è una voce di Carbone, può darsi che me l'ha fatto conoscere in questo ristorante Carbone, Balducci a Carbone, non lo so, però non è che siamo andati a mangiare con Balducci assieme, assolutamente. Se poi io ho conosciuto, mi ha presentato Carbone in quel ristorante, questo non lo so, non me lo ricordo, ma io l'ho conosciuto senza, cioè me l'ha fatto conoscere, me l'ha presentato qualche volta Balducci a Deo, questo non lo posso negare. Senta, ma di queste operazioni finanziarie di cui abbiamo già detto prima, no? Non sono interessato. Lei non è stato interessato, cioè parlo del porto di Siracusa, tutte queste. Ma io non so. Perlomeno che lei ricordi se ne è parlato di questo, con Carboni. Ma io ne sento parlare solo quando nell'85 mi arrestano e mi accusano di questa associazione a Roma, che poi sono stato assolto. E lì sento parlare di questi rapporti, di questo Carbone, di tutto quello che poi venne fuori e che poi io non c'entravo niente, tanto è vero che mi hanno assolto. Quindi lei, da che col carrettiere è andato qualche volta con Balducci, può essere che lì abbia, le sia stato presentato questo Carbone? Ma non sono sicuro, sicuro, ma non è andato lì di proposito con Carbone. Comunque sia, nel caso è stata una presentazione. Occasionale, semmai occasionale. Però guardi, no, non è che sto negando che Balducci mi si presentò, perché tanto è vero che quando io lo incontro e lo rivedo a Porto Rotondo in una piazza, lo saluto, cioè allora non è che io potrei dire che non l'ho mai conosciuto, no, io forse me l'ha presentato e io, tanto è vero che l'ho riconosciuto quando l'ho visto in Sardegna, buongiorno e buonasera e basta. No, perché vede questo Pellicani, no? Dice che voi vi siete, no, dice che vi siete conosciuti lì da che quel carrettiere, ma poi dice anche che anche lì avete parlato di questo Pellicani, è pure presente lì da no. Sì, cioè, mi sembra strano che si ricordi di una persona allora, che ha visto una volta allora al ristorante. Ma ne ha dette tante fesserie questo Pellicani, ne ha detto tante. Non è che ne ha dette tante stupidaggini Pellicani, non è che ha detto solo questo. Ha detto che una volta mi ha visto qui non l'ha detto, o a Roma non l'ha detto, ha detto una volta lì a Roma nel 35, nel processo che ho avuto, che mi ha visto una volta a Fregene, di lontano, tanto che l'uomo mi ha riconosciuto, insomma, ne ha dette tante fregnacce lì, il signor Pellicani. Senta, questo appartamento dove lei ha ospitato Buscetta, dove si trova? È in via Aurelia. Aurelia, Piazza Ernerio. Piazza Ernerio, inizio della via Aurelia. Piazza Ernerio è un po' più in là. Di chi era questo appartamento? Questo appartamento io era mio, però l'ho fatto acquistare per me a Faldetta, è intestato a una società. A una società e... Che erano i fratelli Bellino. Che poi, ripeto, sempre questa società me l'ha creata Faldetta. Si è occupato questa, poi però non l'ho comprato sia in contanti che a scompito col mutuo, e poi l'ho rivenduta questa. Dice che rapporti ha avuto con Dio Talleri? I rapporti di Dio Talleri li ho conosciuti in Sardegna a proposito di questa ospitalità di Balducci, e lui era lì a villeggiare e qualche volta è venuto a mangiare, ecco, l'ho conosciuto perché è venuto a mangiare in questo ristorante, a Bergo Ristorante di Porto Rotondo, è venuto a mangiare là e ho avuto presentato Balducci a Dio Talleri da Balducci, c'era la moglie, c'era una zia e si è rimasta questa conoscenza. Ma veda, chi non conosce Dio Talleri, sembra Dio Talleri è una persona che intanto è un tipo... Scusi, chi era questa zia di Dio Talleri? Una zia. Diceva che era la zia della moglie di Dio Talleri. L'ha più vista questa? Sì, l'ho vista qualche altra volta, però l'ho visto ogni anno, la incontravo, la vedevo a Porto Rotondo io. Non è che dal 77 in poi, che poi avvilleggiavo a Porto Rotondo, io la vedevo, forse guarda, Porto Rotondo, non so, io penso che qualcuno c'è stato a Porto Rotondo, c'è una piazzetta. Allora adesso ce ne saranno tante piazzette, ma allora c'era, quando ti parlo io, c'era solo la piazzetta di Porto Rotondo. E allora tutti, chi faceva una passeggiata o chi la sera voleva fare un
in giretto, andare in un caffè, doveva andare in questa piazzetta, c'è poco da fare perché non c'erano altri posti. Perciò chi abitava a Portorotondo si incontrava, sì, o la mattina o la sera, ma una volta si incontrava. Ora credo che la signora, la zia di Baldi D'Alleva, abitasse proprio alle spalle di questa piazzetta. Perciò volevo volare, per andare nella piazzetta si doveva passare sotto dove abitavano loro. Si doveva incontrare per forza. Non ricorda il nome di questa signora. Sì, lo so, ma adesso non me lo ricordo. Se me lo ricordo, glielo dico. Non sa se è una persona che ha avuto problemi giudiziari. Non lo so, se non quando. Lo so. Io so che è stata coimputata con me. Lì a Roma, però non so se il processo è finito tutto in no, io per problemi giudiziari parlo